Buonasera da Casandrino Luigi Di Donato. Questo è un video che onestamente non volevo fare. È un poco umiliante, però potrebbe tornare utile a qualcuno. Trattasi del solito decoder T2 made in Cina, originale cinese, da 15 euro, 20 euro, l'MD lo vende a 15 euro. Questo pure su internet, questo qua, pure connessione con Cavolan. Va buono. Allora, chiunque di voi ha comprato questo piccolo decoder nel centro commerciale, all'MD, insomma, nel negozio vicino a casa dei cinesi, se lo ritrova dopo un paio di mesi, due o tre mesi, a parte diventa di fuoco, questo diciamo che tra virgolette è normale, ma relativamente normale. Dopo due o tre mesi, sei mesi, massimo un anno, se lo ritrova che non dà più segni di vita. Allora, se lo vogliamo ripristinare, vi faccio vedere semplicemente che cosa bisogna fare, così con 30 centesimi risolvete il problema. Evitate di comprare un altro decoder, un altro T2, ok? Vediamo un attimino. Questo qua è il telecomando, pure questo lo trovate 4-5 euro come ricambi, almeno da me, anche di meno. Poi non lo so se lo trovate anche da qualche altra parte, io parlo per me. Vediamo come procedere. Allora, innanzitutto aprire il decoder, questo qua, che è H265, è una novità questo. Questo si chiama T3, nemmeno T2, T3, va, è futuristica. Pure lì è rimasto sconcertato, pure lì. Brutto cagnaccio, dillo. No, lei se la fa dormire. Dici, tu stai lì che devo fare il video. Allora, vi faccio vedere il guasto più ricorrente su questi piccoli decoder qua. Ecco qua, si tolgono le due vitine, una e due, e si toglie il coperchio, va bene? E troviamo puntualmente gonfio un elettrolitico all'uscita sul secondario di alimentazione, cioè questo qua, ora faccio il primo piano. Ecco qua, in questo caso ne sono scoppiate due, non uno, uno è gonfio, questo qua è incinto, vedete, sull'uscita sul secondario di alimentazione, mentre l'altro, quello più piccolino, non so se si riesce a notare oppure no con il mio telefono, come cazzo ci metto sta sfaccimi luce. Non riesco a capire, ecco qua, forse adesso si nota, questo qua piccolino pure è scoppiato, quindi in effetti come vediamo è un problema di elettrolitico, diciamo che di solito salta su, cioè salta, si gonfia solo, va in perdita solo questo qua che è un 1000 microfarad 16 volte, in questo caso ne trovo due, dobbiamo sostituire solo questi due elettrolitici, il decoder qua, il digitale del test dovrebbe tornare a funzionare. Nel momento in cui invece trovate una bella sfiammata sul primario qua, magari nei pressi del pilota di alimentazione, non perdete tempo che è controproducente, visto che considerate che il nuovo costa 15-20 euro, 25 massimo, tanto vale che lo buttate e ve ne comprate un altro. Se invece vi volete divertire, cambiate il condensatore qua, questo elettrolitico, in questo caso deve cambiare pure il piccolino e risolvete il problema. Vediamo se è così. Allora, facendo un discorso professionale, io dovrei togliere la scheda dallo chassis, dal mobiletto qua, le viti e tutto, andare con il dissaldatore, liberare i fori con l'aspiratore e con magne cantante e togliere gli elettrolitici. Ma visto e considerato che non ho tempo da perdere, perché vi faccio vedere la causa del guasto, però ognuno procede come meglio crede, faccio una procedura un poco più semplice, cioè tipo dentista, con la pinza andrò a ruotare leggermente su se stesso l'elettroliti finché non rompo i terminali, così come anche i piccoli, e andrò a recuperare i punti di saldatura lato componenti, ok? Perché chiaramente per velocizzare la cosa, visto il valore dell'apparecchio, non dovete perderci troppo tempo. Allora, andiamo direttamente alla procedura dentista. È chiaro che non è una procedura professionale. Io ripeto che è semplicemente per velocizzare la riparazione. Ok? Visto e considerato che ho pure le saldature lato componente, non vedo per quale motivo devo mettere a perdere. Mi devo mettere a perdere tempo. Però chiaramente se fate questa cosa a scuola vi bocciano prima di... Però lo faccio che dopo tanti anni, visto e considerato, ripeto, che non c'è tempo da perdere, è solo per fare un video in più, che sto facendo questa ignobile farsa a Lorenzo Arbore, quelli della notte. Va bene così. A posto. Ho liberato le piste dove andrò a saldare i nuovi condensatori. Abbiamo detto 1,16 volt 1000 microfarad, questo qua all'esterno più grande, dove vedete la mezzaluna zebrata. L'altro, dove la mezzaluna non è zebrata, è più piccolino, vediamo un po' il valore. Allora, l'altro è 220 microfarad,
che è 16 volte questo, 10 volte, 10 volte, 220 microfarad, dice andiamo a caccia di questi elettrolitici di ricambio. Va la pesca qua dentro, il 220, 16. Dobbiamo fare la caccia al tesoro qua. A posto, ho trovato i due elettrolitici, sia quello da 1000 a 16 volt, quello di colore verde che vedete più grande, sia questo qua più piccolo, che è un Big Mango Cacchi, a 220 microfarad 10 volt. Andiamo ad installare su questi qua, sono i vecchi, vedete? Andiamo a mettere su. Adesso bisogna grattare un po' le piste, perché chiaramente devo creare più che altro i punti di saldatura. A posto, per prima cosa vado a stagnare sullo stampato dove devo andare a saldare gli elettrolitici 1 e 2. Questo è piccolino, quello da 220. Andiamo belli, non fa brutta più. Devo stagnare il punto di saldatura, ecco qua. Qua ce n'è troppo. Poi andiamo a stagnare i pin degli elettrolitici 1 e 2 3 1 più sapete che carino e 4 a posto. E poi andiamo, mamma, ci tengo inquadrato, lo sapevi, è uscito pure inquadratura, meno male che me ne sono accorto. Ingrandiamo un po', ingrandiamo, così vediamo quanto fa schifo. Allora, rimane poco negativo, attento, sono polarizzate, quindi negativo dove c'è la striscia zebrata. Ecco qua, positivo dove vedete che non c'è la striscia zebrata, ok? Questo potrebbe anche rimanere così, non si fotte proprio, detto da che rimanga in Europa. Questo è piccolino, questo qua è piccolino, stesso discorso, positivo e negativo. Ecco qua. A posto, quindi ho saldato sia quello da 1016 volt sia da quello da 220 10 volt. Non vedo a casa, però. Questo non è professionale, però vi ripeto, solo per far vedere dove sta il guasto. Poi chiaramente la cosa professionale è quella di andare a dissaldare i componenti come Dio comanda, cioè con l'aspiratore, però si perde tempo, il risultato alla fine non cambia. Guagliù, giuro che non l'ho provato prima, metto la spina, se sentite un'esplosione. Ho sbagliato qualcosa, ho messo la spina, tra poco dovrebbe, eccolo qua, sta caricando, quindi vuol dire che era solo ed esclusivamente un problema di filtraggio sul secondario di alimentazione. Va buono, quindi abbiamo ripristinato un decoder da 15 euro. Che brutta fine, che è successo? Ecco qua. Signori, questo è tutto. Luigi Di Donato di Casandino. Ho fatto un video che potrebbe tornare utile a qualcuno. Chiaramente non per dire portatemi il decoder qua, ve lo faccio io, ci mancherebbe altro. Ho fatto proprio dire non portatelo, fatelo voi. Ciao a tutti, ciao. Allora, quando si devono spedire delle barre LED, tipo queste qua, per televisori, chiaramente il problema principale è il trasporto, cioè come imballare queste barre. La soluzione è molto semplice, basta prendere un bel tubo di... Arrivo la